Perugia e Rimini si ritrovano faccia a faccia per la terza volta in questa stagione. Gli Umbri sono terzi con 42 punti, hanno vinto le ultime 4 gare giocate. Troisi non può contare su Capanni e sugli acquisti Quacquarelli e Oddi. Non ce la fanno Morra e Pietrangeli. Al centro della difesa Gorelli, trio d'attacco Malagrida, Lamesta, Cernigoi. La partita, al quarto cross insidioso di Iannoni, Gorelli spazza l'area. Al sesto traversone di Lamesta, Cernigoi ci mette la testa, ma riesce solo a spizzare il pallone che finisce a fondo campo. All'ottavo Cernigoi serve Marchesi, contratto al momento del tiro da Dell'Orco. Al 24esimo cross di Lisi per l'incornata di Silla, Colombi si salva con un grande intervento. Al 26esimo punizione per il Perugia dal limite dell'area, batte Lisi sulla barriera, ci riprova pallone a fondo campo. Al 40esimo, sugli sviluppi di un corner, Megelaitis va alla battuta, ma non trova lo specchio. Al secondo della ripresa, cross di Lisi, colpo di testa di Iannoni, sfera lato. Al 10° è provvidenziale l'intervento di Semerario in anticipo su Paz, sull'ennesimo cross dall'auto di sinistra dell'attacco locale. Al 12esimo, cross di Lewis. Silla, disturbato da Megelaitis, non riesce a colpire di testa. Lisi recupera il pallone e va al contro traversone. Kuan gira lato. Al 16esimo Seghetti entra in area con un'accelerazione al centro. Colombi si salva di piede. Iannoni ruba palla all'Angella. Gighi calcia, Iannoni tocca, sfera tra le braccia di Colombi. Al 19esimo Malagrida, servito in verticale, va alla battuta, deviata in angolo da Lewis. Dalla bandierina alla Mesta, Lepri alza il pallone a campanile. Adamonis lo recupera. Al 22esimo Kuan per Seghetti, che spara alto da ottima posizione, ma è in fuorigioco. Al 28esimo Iannoni calcia dal limite dell'area, pallone altissimo. Una manciata di secondi dopo ci prova Seghetti, la sfera sorvola la traversa. Al 30esimo cross di Semeraro, Cernigoi stacca ma non ci arriva. Al 40esimo sugli sviluppi di un corner, Dell'Orco rimette al centro, Angella sfiora di testa, nessun problema per Colombi. Al 50esimo Leoncini per Ubaldi, che si sistema il pallone sul destro e calcia, conclusione da dimenticare. Finisce 0-0, si ferma a 4 la striscia di vittoria degli Umbri, quarto risultato utile di fila in campionato per i romagnoli, che salgono a 29 punti in classifica. E venerdì sera il derby con la capolista Cesena. Eccoci qua, allora abbiamo già visto i riflessi filmati di questo 0-0, un punto d'oro lo definirei così per i biancorossi. Con chi ne parleremo, Ilaria? Con l'attaccante del Rimini, Daniele Jacoponi. Buonasera, buonasera Daniele, ben arrivato, benvenuto, è la tua prima qui a calcio.basket. Sì, hai visto, ti abbiamo messo come ospite d'onore, sei contento? Grazie, sì. Poi che abbiamo di qua invece? Il nostro opinionista Davide Vaietta Baio. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Il è già pronto, è già anche di Maderby, Baio. Francesco Gullo. Buonasera, devo salutare il signor conduttore. Sì? Intanto lui non è la star, sono io l'ospite d'onore. Non sei tu l'ospite d'onore, anche se giochi lì, perché sono sempre io la star. No, ma questo lo sanno tutti gli ospiti che vengono qua, di tutte le parti. Comunque, volevo salutare un mio carissimo amico Andrea Calesini, che ci guarda sempre il tuo programma, d'accordo? Sì? E siccome praticamente gestisce il palazzetto dello sport di Riccione, siccome c'ho l'evento, se no non me lo apre. Lo saluto. E quindi lo saluto. Il play-all, esatto. Play-all. Quindi ciao Andrea, lui ci guarda sempre, vi guarda sempre, anche prima che arrivasse io. No, salutalo bene, ciao Andrea. Ciao Andrea, ci vediamo il 20 perché ci sarò anch'io. Ah già, è vero, gioca anche lui perché purtroppo. C'è la selezione giornalisti riminesi che affronta la selezione allenatori. Con capitana la nostra Ilaria, che giocherà in porta tu, Ilaria? No. Alleni, cioè fai l'allenatrice, cosa fai te? Sì, faccio la coordinatrice della squadra. Quindi non scendi in campo? Vediamo. Beh, io volevo fare le gol. Ma cosa fai gol? Che te non fai gol neanche quando giochiamo a calcetto il mercoledì, che sei una pippa mostruosa. E poi ci sono i professori anche. Anche i professori. Basta, siamo a posto con gli ospiti, no? Parentesi. Non ci sono più ospiti stasera, siamo solo noi. No, aspetta, perché abbiamo ben 3 ospiti. Dai. Collegamento dal giornalista Donatella Filippi. Vediamo se è arrivata. Buonasera, buonasera a tutti. C'è? Ah, sei arrivata? Ok, buonasera. Perfetto. Buonasera. Ciao, Donatella. Direttamente dalla redazione. Francesco. Si fionda lì, pronta? Sono sempre qui, vi aspetto dal lunedì prima io in realtà. Ah, ok. molto bene. Poi che abbiamo? La giornalista Giorgia Bertossi. Buonasera a tutti. Buonasera Giorgia. Buonasera. E il giornalista Cesare Trevisani.
Buonasera. Buonasera Cesare, buonasera a tutti e tre. Allora iniziamo da Daniele, perché è stato, io l'ho definito un punto d'oro, perché penso che sia stata una partita giocata insomma con grande attenzione da parte del Rimini, e alla fine Rimini ha ottenuto un po' quello che poi cercava, insomma, che era quello di comunque continuare questa striscia positiva anche in casa di una squadra che, ricordiamo, aveva vinto le ultime quattro partite ed è terza in classifica. Sì, sì, abbiamo affrontato una squadra che comunque è una delle più forti del campionato e sapevamo che loro comunque era una squadra di intensità molto alta e secondo me è un punto buono in un campo difficile, che anche in trasferta che facciamo un po' meno punti, però questi punti così in questi campi sono sempre difficili. Donatella, ti è piaciuta la partita del Rimini? Adesso, dire piaciuta, proprio se devo dire che sia stata una grande partita, sicuramente è stata una partita tosta, per non prenderle, sì, per non prenderle, perché in certi casi bisogna anche essere capaci di non prenderle, e quella era una partita nella quale, conoscendo la forza dell'avversario, ma soprattutto sapendo che è un avversario che è in serie positiva, quindi diciamo forse nel suo miglior momento in questa stagione, è andata bene così. È chiaro che mi auguro che non tutte le partite siano così, perché Rimini in quei 90 minuti non è mai riuscito forse a tirare in porta, se non con Ubaldi, che poi non importa perché era lontanissima al novantesimo dalla porta. Sì, diciamo nello specchio, nello specchio mai in questo caso, sì. Ecco, cioè, se mi chiedi se è stata una bella partita per il Rimini, io insomma no, cioè nel senso, però è chiaro che poi bisogna fare i conti con la realtà, no? Diciamo anche una partita, cioè bella posso intendere anche no, pragmatica, no? Perché poi fondamentalmente insomma è un Rimini che ha badato alla sostanza. Certo, si è visto poco in attacco, di fatto non si è visto mai fondamentalmente in maniera pericolosa dalle parti del portiere del Perugia, però insomma la sensazione che ha dato è quella di una squadra di grande solidità. Non è la prima volta chiaramente, però insomma un altro clean sheet importante. No, è chiaro che se noi pensiamo a una squadra che è andata a Perugia per provare a giocarsela, anche no, cioè mi viene da dire, cioè è stata veramente una partita d'attesa, di sofferenza. Poi è sempre sottile la linea, no? Per capire quanto sia demerito tuo e merito dell'avversario, se hai dovuto alla fine arrenderti a quel tipo di partita lì. Però sinceramente dalla tre quarti in su Rimini non è riuscito, ecco, a fare tanto. Mi direte, non è quella la partita giusta, e il Rimini davanti ne ha molte, speriamo che con quelle davanti, magari un po' meno davanti, ci sia un po' più di coraggio da questo punto di vista. Cesare, a te è piaciuto questo Rimini concreto, pragmatico, che ha voluto il punto ed è riuscito a portarlo a casa? Ma si conferma che è una squadra che quando c'è da soffrire sa farlo insieme e con grande applicazione. Un passo in avanti in classifica e un passo indietro dal punto di vista della qualità, dell'espressione del gioco, perché è vero che il Perugia è molto forte, anche con questo allenatore è una squadra più dinamica, più aggressiva, veniva da quattro vittorie, però credo che obiettivamente in ognuna delle quattro vittorie che le altre sconfitte avevano subito davanti al Perugia, forse avevano fatto un po' tutte di più che non quello che ha fatto il Rimini. Il Rimini invece si è difeso, non ha perso come le altre quattro hanno fatto, e quindi alla fine ha ragione Troisi, hanno ragione i giocatori. Però se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa in più. È chiaro che c'era anche qualche assenza, qualche limite nelle scelte che il mister poteva fare, però mi è sembrata una partita proprio di gestione e di contenimento totale. Però voglio dire, ripeto, siccome alla fine non è che contano troppo le analisi ma conta solo la classifica, il punto è buono. Giorgia, giustamente Cesare ha fatto cenno alle due assenze, che sono due assenze pesanti, perché insomma, Pietrangeli è sicuramente un elemento molto importante per quanto riguarda anche la spina dorsale, no, del Rimini al centro della difesa, e l'altro chiaramente Bomber Morra, che insomma per il quale parla anche solo il dato dei gol realizzati. Quindi insomma indubbiamente è un Rimini che si è presentato comunque su un campo difficile con due assenze non banali, no?
Io penso che Rimini abbia fatto e ottenuto il massimo di quello che poteva in questa trasferta, per il valore dell'avversario e per anche le assenze. Se devo dire che Pietrangeli è stato sostituito senza colpo ferire questo giro da Gorelli e da tutta la linea difensiva, ma in realtà da tutta la squadra, così non è stato per Morra e da tutta la squadra, vado allo stesso concetto, nel senso che diciamo che si è sentita molto l'assenza di forse del giocatore più concreto in area di rigore che abbiamo, i gol parlano per lui, mentre si è sentita meno l'assenza di Pietrangeli, e ciò significa che i meccanismi della fase difensiva sono molto più oliati rispetto a quelli della fase offensiva quando manca il goleador, diciamo, chiamiamolo così, sono un termine anni 80. Eh beh, però ci sta sempre, sempre attuale, sempre attuale. Francesco, ti piace il quadro dietro con Lupen Terzo? Di Giorgia? Giorgia, adesso chiamerò mio cugino di quarto giaro, te lo faccio venire a rubare quel quadro lì perché mi piace molto. Quindi vai già in questura a dire che è stato un mio cugino a rubartelo, tanto che me frega. Invece quelli della Donatella non corrono rischi? No, quella della Donatella no, perché non questo è bello, questo è bello. Quello, cioè, questo è bello. Mio cugino con 2G. Questo è bello. Con 2G, rigorosamente con 2G. Ma chiediamo a un ragazzo giovane come il nostro ospite, tu lo conosci Lupen Terzo? No, vedi? C'ha 21 anni, no. Per quello dicevo che l'ho chiesto a lui. Ma no. Tu lo conosci Lupen Terzo? Il cartone. Il cartone, sì. Sì. Ah, ok, te sì. Vedi però che cioè non è che però, cioè, poco che più è di 21. Che l'abbia fatto l'orchestra romagnola Castellina Pasi, lo so solo io. Se volete di là ho l'uomo tigre, lo vado a prendere. Hai anche un uomo tigre? Ma allora qui... Però Jacopoli secondo me non conosce neanche l'uomo tigre. No. Niente. Sono animati che non esistono più ormai, non li passano cartoni. Neanche più. Allora Jacopoli pensa che la Giorgia, la giornalista che hai visto adesso, la Gazzetta dello ecco, ti ha sempre criticato. Ma non è vero! Ma non è... Ti mandano una tana delle tigri, Allora, Baio, tu sei soddisfatto di questo punto anche in vista del derby, oppure avresti rischiato qualcosa in più, anche col rischio concreto, anche però va detto, di prenderle poi? Perché... Allora, siccome il calcio non è un'equazione, mi è dispiaciuto che il Rimini non abbia osato di più. Non sono così certo che se ce la fossimo giocata un po' più a viso aperto avremmo rischiato magari di prendere qualche imbarcata o qualche infilata in più e magari l'avremmo persa. Non c'è certezza di questo. Sono però molto contento perché dopo il pareggio di Pineto tra i tifosi si diceva che era un'occasione persa, e sicuramente lo è stata, perché poi con Perugia e Cesena si rischiava di fare zero punti, no? Li abbiamo fatti, e quindi credo che a livello di consapevolezza questo punto di Perugia possa essere un ottimo viatico per il derby. Sinceramente, per come ho visto io la gara, dove nell'ultimo quarto d'ora il Perugia mi è sembrato fisicamente messo peggio di noi, mi è dispiaciuto constatare che Rimini non aveva praticamente nessuna intenzione, nessuna velleità di vittoria, e secondo me invece qualche gara in cui provare a fare uno scalpo in trasferta bisogna che cominciamo a farlo. Posso dire una cosa a Baio? Però secondo i calcoli di Baio, se Rimini avesse vinto con il Pineto e rischiato qualcosa di più e perso con il Perugia, avrebbe un punto in più sicuramente. Ma infatti questa era la mia idea, cioè avrei molto più preferito 3 punti col Pineto e perdere a Perugia, questo lo sottoscrivo. E magari quella partita potevi, non dico permettere lì, però insomma giocarla con una stai dicendo, maggiore leggerezza. Secondo te questo atteggiamento di Perugia è figlio del fatto che non hai vinto col Pineto?
è figlio del fatto che da qualche parte i punti li devi prendere, cioè non penso che sia comunque figlio. Glielo chiediamo a Daniele. Abbiamo qui l'ospite. Daniele, è un po' questo atteggiamento tattico, secondo te è un po' figlio anche della mancata vittoria col Pineto, nonostante Rimini insomma avesse, diciamo, strameritato in termini di occasioni quei tre punti? Io penso che noi prepariamo le partite in settimana sempre per vincerle, cioè non entriamo in campo qui per... un po' meno, però dai, qui. No, questo è più per pareggiarla, no, diciamo. No, anche questa con Perugia l'abbiamo preparata per vincerla, noi le prepariamo sempre per vincerle. Forse ci è mancato l'ultimo passaggio e non siamo riusciti a calciare in porta, però secondo me siamo arrivati lì vicino all'area di rigore loro, ci è mancato un po' la precisione negli ultimi passaggi, però le occasioni ce le abbiamo avute, secondo me non chiare perché non siamo arrivati al tiro, quindi riflettono meno negli likes poi, però secondo me noi proviamo sempre a vincere le partite, cioè pure col Cesena andremo in campo per vincere. E beh, anche perché i tifosi si aspettano, certo, anche a parte insomma la Coppa, però un po' anche tra virgolette. Personalmente glielo accennavo a Daniele prima di entrare in trasmissione, ed è una domanda che gli faccio pubblicamente perché mi interessa sentire cosa ne pensa. L'ho spesso visto fare tante rincorse, tanti ripiegamenti, si sacrifica molto in copertura, ritorna, e da esterno attaccante qual è, secondo me sta pagando un po' dazi in lucidità poi quando in fase di possesso dobbiamo creare pericolosità. È una chiave di lettura la mia, che dove ti ritrovi? Cioè, secondo me tu personalmente perdi un pochettino in lucidità per tutte le rincorse che fai per dare una mano dietro. Sì, diciamo che anch'io come giocatore sono molto generoso nell'aiutare la squadra, anche non volendo magari mi abbasso un po' troppo nel sacrificarmi. Come caratteristiche sono più un giocatore offensivo che difensivo, quindi mi trovo più a mio agio davanti che magari quando rientro, però l'importante è che magari la mia corsa verso la difesa salva un'azione avversaria, sì, certo. Meglio così per la squadra, insomma. Insomma, comunque grazie anche alla sua duttilità e anche al suo spirito di sacrificio, Rimini spesso è riuscito a giocare con una formazione anche con tanti attaccanti, proprio perché alla fine insomma spesso Valentino ha giocato più da centrocampista che da attaccante, proprio Daniele. Sì. Tu Francesco sei soddisfatto di questo punto? Io non sono d'accordo la prima volta con Baio su una cosa. Quando tu dici che preferivi vincere col Pineto e perdere col Perugia, sbagli, perché c'è un derby davanti e il morale fa tanto nel calcio, te lo dice uno che ha giocato in terza categoria. Classifica. No, ma anche questo punto di vista era meglio un bel pareggio come è successo a Perugia, perché i ragazzi stanno di morale al top, perché sei andato in una piazza difficilissima, una piazza che ha fatto la Serie A, dove ci sono dei ricordi storici di un campionato di Serie A, dove... quindi il pareggio a Perugia, con le mancanze che avevano questi ragazzi, che mancava Pietrangeli, se non sbaglio, e poi Capanni che è ancora... Cosa vi ho sempre detto? Quando mancano questi due giocatori manca il 30-40% della squadra, quindi, e si vede quando lo manca. Quindi secondo me, non voglio darti conto, però è preferibile un pareggio, chi se ne frega del pareggio col Pineto, ma è preferibile non perdere a Perugia e avere sempre la striscia positiva, perché venerdì i ragazzi hanno uno scontro che è importante soprattutto a livello morale, perché per la classifica in questo derby chi ha da perdere è solamente Cesena. Loro ad oggi stanno anche tranquilli e sereni, quindi più che altro è per il loro morale. Se venivi da una sconfitta di Perugia era molto più difficile, questo è il mio pensiero. Allora, vediamo che cosa ne pensano i nostri tifosi da casa. A Perugia i baci, a Rimini il resto. Buonasera, Presidente. No. Non lo condivido questo messaggio, No. Perché se l'avete capito non è un bel... Non è un bel messaggio che io condanno. Ah, allora non l'ho capito io. L'ho capito io. Va bene. Buonasera, Presidente Bonfa. Mi raccomando. Oh, Presidente.
Addirittura. Mi raccomando, venerdì sera vogliamo Gullo al Neri, perché Gullo porta bene. È vero, è vero. Attenzione, però non caricate troppo ad aspettative la sua presenza, perché lui ci... No, è la verità. Allora, Jacopo, da quando io sono venuto a vedere le partite, non avete mai perso. Da quando io vengo allo stadio non avete mai perso, quindi i tifosi mi... No, vabbè, non è che l'ho guffato. Prima del derby l'ho guffato. Ma no, ma cosa vuol dire? Ma è... Poi giochi contro la prima in classifica, ci può stare qualsiasi può risultato, stare. Certo, non so. Certo. Qualsiasi risultato, giustamente, anche perché per il momento il bilancio è di 1-1 tra campionato e Coppa, poi insomma chiaramente nella Coppa il Cesena ha messo... Si ricordi cosa ho detto della Coppa? È una scelta allenatore quella di mettere la squadra più competitiva o meno competitiva, quindi diciamo il bilancio è in parità, anche se quel 2-5 rimane ancora insomma, per i tifosi biancorossi da cancellare. Ciao Bonfa, benvengano queste vittorie sofferte e strappate con i denti. Sento parlare di bel gioco. Bene, spero venerdì sera di vedere una brutta partita e portare a casa i 3 punti. Grazie, certo. Gabriele. Certo. Ok, e poi ce n'è anche una per le nostre giornaliste. Per la nostra giornalista in collegamento, eh? 2 giornaliste favolose in collegamento. Viva le quote rosa. Gianluca dal Lago Maggiore. Allora, Giorgia e Donatella, dal Lago Maggiore Gianluca vi dà del favolose. Insomma, siete contente? Sì, molto, molto. Noi le quote rosa, io e Donatella siamo state abituate. C'è una colonia di ipovedenti. Assolutamente sì. Non so se hai sentito mentre stavi parlando, insomma, io non so neanche come definirlo. Cioè, perché va bene, non glielo faccio neanche ripetere. Guarda, dopo guarda sui caropelli dopo la registrazione on demand, Giorgia, così non. non merita. Dico bene, Donatella? Sono geloso. Solo perché io non ho sentito, però se lo può ripetere se vuole, perché no. Noi non ci offendiamo. No, se no chiudono la trasmissione. No, perché dopo potrebbero esserci delle ripercussioni anche fisiche. Ma Donatella, anche te che in tribuna stampa hai sempre criticato Jacoponi, qualcosa da dirgli oggi? Lui è in tribuna stampa da noi, lui è Jacoponi con la J. È vero, è vero. Ma è vero, con la J, è vero. Ti abbiamo messo la J. Glielo diciamo ufficialmente. Ti vogliono bene. Ah, non è la prima volta che. Ti vogliono bene. Anche tante volte mi hanno sbagliato. Ah, sì? Sì, sì. Davvero? Con la J? Sì. Ma pensa che noi abbiamo. Andare piccolo, gli arbitri con la J. Ma quello è niente. Noi abbiamo un presentatore che alla prima partita ha scambiato il nostro allenatore con quello dell'altro perché erano rasati tutti e due. Pensava che era l'altro. Erano uguali, però va bene. Ha invertito le panchine, erano uguali. Quindi... Posso fare una domanda, Jacopo? Seria? Sì, questa settimana quando vi allenate prima del derby? Com'è il programma? Tutti i giorni. No, ho capito, però la classica settimana fai magari il mercoledì potenziamento, poi trasformi, invece questa settimana come... Ce lo dicono giorno per giorno, quello che facciamo. Ancora detto. Okay. A sorpresa, arrivano? Perché no, perché giocare di venerdì non è come giocare di sabato, domenica, cambia. Ti cambia un po'. Eh sì, eh sì. Cambia qualcosa. Poi insomma continuiamo a fare queste partite bellissime di sera a questi orari. Questi orari perfetti, perché tanto fa caldo. Ma non dice niente, Roberto? Per l'ordine e la sicurezza? A momento attuale non ci sono provvedimenti, però del resto se le esigenze impongono di giocare la sera, visto che adesso potresti giocare solo alle 14.30, ma non era possibile giocando di venerdì, perché avresti creato davvero lo scompiglio e anche parecchio malumore, immagino. Allora, Francesco, abbiamo anche delle situazioni però, qualcosa che non ti è piaciuto. No, visto che c'è anche... Jacob, li guardiamo insieme, così. Certo. Allora, quelle che ti ho segnalato. Lui non era in campo in quelle situazioni, perché lui è entrato al 41esimo delle riprese. In questo caso ti sei un po' riposato in vista del derby. Allora, io ne ho segnalate 3, che non so, quelle giuste. Certo. La prima è il 47esimo, giusto? Cioè, sul colpo di testa, il Rimini, su un cross, ecco. Eccolo qua. Qua il Rimini marcavano 3 contro 4. Adesso se vai quando la palla arriva e la fermi, ti dico io quando la fermi, ecco, fermala qua. Ok, se, fermiamo. Se la puoi fermare un po' prima. Fermiamo grazie. Un attimo, quando sta per colpire? Sì. Ok, sì. Ok, guarda, praticamente c'è un uomo libero tra i due giocatori, voi state difendendo 3 contro 4, questo è un errore che, ma spesso capita, è vero che manca Pietrangeli, però se vedi come può in un cross del genere lasciare libero un uomo in area?
Quindi qui c'è un errore di marcatura, perché in effetti c'è un giocatore che sarebbe rimasto libero. Ma adesso, perché noi lo stiamo riguardando al replay, ma lì sono tutte azioni da gol. Colombia è stato bravissimo, però la fase difensiva purtroppo ancora ha delle lacune. Sì, sì, questo... Io riguardandolo bene, lasciare libero un uomo, e i tre giocatori del Rimini al centro dell'area, guarda, sono lì in tre a far niente tutte e tre. No? Allora, prima situazione, no, va bene, noi appuntiamo. Seconda situazione? Cos'è? 56esimo, sempre su un cross, io ho notato questa cosa qua, ok, non, adesso lo riprende. Sì, qui tra l'altro è un contro cross. Allora qua, se fai il fermo, ecco, se fermi qua, quando arriva la palla in mezzo, un po' più prima. Quindi quando sta per colpire di testa? Un po' prima, ok. Ecco, fermo lì. Guarda le distanze dei giocatori del Rimini dagli attaccanti. Al di lì, dal primo gli lascia quasi 2 metri. È andato su tutte le furie. In area di rigore, è vero che io ho giocato in altri tempi e si marcava uomo, ma non venitemi a dire che qua bisogna marcare a zona. Qua, su un cross, tu devi prendere l'avversario, lo devi toccare, lo devi sentire, lo devi strattonare. Sì, qui tra l'altro Rimini forse ha rischiato qualcosina anche per questa, e qua poteva per questa spinta di Megalaitis che ha sbilanciato Silla, mi sembra fosse. Esatto. Sì. Però adesso che riparte la palla, guarda, sono tutti fermi i giocatori del Rimini, non si muovono, invece devono già accorciare sugli attaccanti, non devi dargli lo spazio. Tant'è che alla fine colpisce un giocatore del Perugia. E questo quindi era il secondo episodio, dove insomma abbiamo visto anche, e poi, non è stata una spinta rilevante, però qualche rischio. Ma secondo me è più grave questo che la spinta. Beh, però perché sono le rigore dopo. Ricordo sempre che sono professionisti, cioè la categoria dopo quella di loro, cioè è la Serie B. Certo. Quindi secondo me in queste categorie non si possono vedere questi errori. Giusto. Andiamo a vedere il terzo? Terzo errore al 61esimo sul tiro a ribattuta del il 33, ecco, che è l'Angella, credo. Ecco, sì, l'Angella. Adesso Iaco, tu domani vai dall'Angella e gli dici: l'Angella ha detto Gullo che ti dà voto meno 4. Perché? Tanto non, sai che non glielo dirà mai. Non lo so, ma va bene. Guarda come stoppa la palla. Guardate come stoppa la palla questo ragazzo qua. Intanto non la devi stoppare all'interno, mettiti col corpo davanti, guarda, gliela dà l'avversario. Questo è l'errore più grosso. Quindi che cosa avrebbe dovuto fare lì? Beh, intanto se su una ribattuta, in tribù. Cioè, piuttosto che fare quel gesto lì, la sparo in corner. Guarda. Quindi guarda, tu l'avresti rinviata di prima. Guarda cosa fa. Io sì. Ah, io uno come me mi giravano già avanti 10 metri in mezzo al campo in contropiede. Quello è l'ideale, però non sto nella testa dei giocatori. Guarda. Beh, però l'Angela è abituato a queste situazioni, perché spesso... ma è un errore grave, guarda, l'ha rimandato in porta. Stop. L'ha rimandato in porta. Se da Vlahovic... Non è da lui questo. Di solito la Quindi il meno 4 glielo dai in forma amichevole, ma... Ma di solito sa che fare con la palla lui. Sì, sì, infatti è uno dei giocatori a cui, insomma, se devo dare un pallone lì al limite dell'area, io penso che forse sia il primo a cui penso di dare. Sì, una distrazione, certo. Così perdi la partita. Io valuto, io non è che mi metta a guardare questi errori su quella che è la mia esperienza, io comunque ho avuto fortuna di giocare contro grandi campioni, io la vado a riportare in questa trasmissione con i ragazzi del Rimini. Questi sono errori che comunque... No, è giusto. Nei professionisti, è secondo giusto. Me, non dovresti pesano. Sì. Vado da Cesare. Cesare, volevo chiederti, visto che c'è il nostro uomo delle pagelle, chi ti è piaciuto di più del Rimini? Perché a me, diciamo, la fase difensiva chiaramente è piaciuta parecchio. A me è piaciuto molto anche Megalaitis, visto che ne abbiamo parlato spesso e volentieri, nel suo ruolo di terzino destro, è stato anche qui nostro ospite. A me è piaciuto tanto perché aveva un cliente difficile come Lisi, poi anche tra l'altro nel secondo tempo anche chi poi l'ha sostituito aveva caratteristiche diverse, però insomma soprattutto Lisi, che ben conosciamo, è un giocatore che nell'uno contro uno ti può mettere in difficoltà, invece lui è riuscito, nonostante spesso si trovasse in inferiorità numerica su quella fascia, come ci ha spiegato anche il mister del Perugia, ha spiegato perlomeno il mister del Perugia nel dopogara, però è riuscito tutto sommato a contenerlo abbastanza bene, tenuto conto appunto delle condizioni anche tattiche del match.
Sì, Lisi è un giocatore decisivo per il Perugia, perché è un giocatore che nell'uno contro uno crea le occasioni più importanti. Megalaitis l'ha affrontato da persona che conosce il calcio, sa che certi giocatori ti puntano e tu devi guardare, mi pare di aver scritto così nella pagella, più la palla che non le finte, tutto quello che intorno succede. Lui è stato bravissimo, lo ha mandato proprio, lo ha fatto innervosire, è stato ammonito, poi è stato sostituito, non gli ha concesso proprio niente. Devo dire che il Rimini ha trovato un terzino destro perfetto, sia a 4 che a 5, sia, anche quando ha giocato da quinto, insomma, d'altra parte ha intelligenza calcistica, sa come ci si muove. Da noi in trasmissione ha confessato di averlo fatto all'inizio della sua carriera da ragazzino quel ruolo, però lo sta interpretando con molta attenzione. Certo, non si può chiedere a Megalaitis di essere arrembante, offensivo e decisivo negli allunghi, nelle proiezioni, però nella fase difensiva contro un avversario così pericoloso è stato veramente bravo, credo lui e Colombi soprattutto. Ecco, come sottolineava prima Giorgia, e torno proprio da Giorgia, anche Gorelli al centro della difesa ha fatto sicuramente una partita importante. È stato molto importante il suo intervento proprio nei minuti iniziali, perché lì insomma la situazione era parecchio pericolosa, e andare sotto su quel campo contro questo Perugia sarebbe stato devastante, immagino, per il Rimini, per poi cercare di portare a casa qualcosa. Sì, ha fatto una buona prestazione Guerrelli con tutta la difesa, con tutta la fase difensiva, mi ripeto, e devo dire che sono anche contenta, perché comunque è stato un avvio veramente difficile per questo giocatore, che è il cuore, si vede e si sente ogni volta che parla, perché lui ha sempre il gruppo, come prima frase anche nel dopo partita Perugia, si dice le interviste, insomma il primo pensiero è stato per Fisio Cameno, insomma è un ragazzo che ha grande cuore e lo si vede anche in campo, perché forse dà anche troppo a volte, no? E forse è un po', lo frega questo suo essere così istintivo, probabilmente irruento. E l'ha pagata cara, perché sono stati mesi complicatissimi che potevano, come si dice, sotterrare, ammazzare un toro, no? Per dire. Ci ospite Gorelli la prossima puntata. Negativi, no. Di errori personali ci sono stati, e allora credo che comunque prestazioni così fanno bene a lui prima di tutto, e fanno bene anche alla squadra, perché significa che. Cioè che si è raggiunta la maturità che fa, come posso dire, che fa fare prestazioni positive di livello a tutto il gruppo. Io volevo solo aggiungere due dati sulla partita di Perugia, che sono dati statistici che ci arrivano da Cristiano, che è sempre un grande. E inizio da quello negativo, che parla di un'astinenza da gol esterni pari a 462 minuti, ovvero Rimini sono 5 partite consecutive che in trasferta non segna. Quindi se col Perugia c'è stata, diciamo, una, giustamente un avversario davanti complicato e un'assenza complicata, insomma, resta comunque il dato di fatto che in trasferta Rimini fatica moltissimo ad essere decisivo. Ma è colpa di Jacoponi, eh? È tutta colpa di Jacoponi. Perché si stanca. Si stanca, rincorre tutti, e poi dopo alla fine i dati sono questi dopo. C'ha 20 anni, se non corre lui chi corre? Corre lei a calcetto, che no. Fa 2,5 metri a calciotto fa. Sicuramente no, è giusto. Visto che corre. Visto che stava a parlare di difensori, posso chiedere lumi agli intenditori? Aspetta, c'è un altro dato statistico. Ah, scusa. Ma se lei le interrompo nella vignetta non si arrabbia, scusi. C'è l'altro dato prima. Scusa, Giorgio. Si riferisce a Renato Curi allo stadio di Perugia, dove Rimini non ha mai vinto, e insomma questo la dice lunga. E sono stati segnati in quello stadio dai biancorossi solamente 2 gol nella storia, uno nel 1961 e uno nell'89, entrambi ininfluenti. Gli unici 3 punti che sono stati fatti a Renato Curi di Perugia sono 3 pareggi, di cui uno è arrivato
l'altro giorno, quindi tutto sommato direi che insomma è stato abbastanza limitato un tabù, quindi da, per avere il bicchiere anche mezzo pieno. Giusto, giusto, grazie al mitico Cristiano Cerbara, sempre il nostro uomo delle statistiche. Baio, avevi la domanda per chi? Sì, no, se mi aiutate a capire invece il ruolo di Lepri, perché sto andando un po' in confusione. Abbiamo qui Daniele che ce lo può spiegare brillantemente. Occhio quello che dici, che poi tocca litigare uno spogliatoio. Ah, Thomas è un difensore. Fin qua... No, ok, però collocazione... Sì, il mister lo sta usando, diciamo, per vari ruoli. Cioè, per vari... è un po' un jolly è diventato. Sì. Può fare benissimo tutto quello che gli sta chiedendo il mister, lo sta facendo benissimo. Che si alza anche un po' sui centrocampisti. Sì, vero. L'ha fatto anche per lui. Si applica sempre bene dovunque lo metti, quindi sta facendo un buon campionato Thomas. Devo dire, difatti, Donatella, difatti ti volevo chiedere un'analisi un po' del centrocampo del Rimini per la partita di Perugia, e partiamo proprio da Thomas Lepri, visto che poi di fatto ha giocato anche in quella zona del campo, e secondo me, visto che tra l'altro siamo vicini al derby e viene dal Cesena, è un giocatore che forse possiamo definire quasi una rivelazione di questo campionato del Rimini, perché ovunque venga impiegato sta rispondendo al meglio. Come si dice, dove lo metti sta Lepri quest'anno. No, in porta non l'abbiamo ancora messo, però per il momento dove lo metti davvero sta. E avrebbe anche i centimetri per farlo. e poi lui nasce attaccante. Io questa settimana, proprio questa mattina, l'ho intervistato per il giornalino, quindi lui nasce attaccante. Ah, quindi ci sarà l'intervista proprio a Lepri, che uscirà venerdì sera, insomma, nel magazine di venerdì sera. Sì. E nasce attaccante, ha fatto anche il mediano, quindi ci sono tutti questi ruoli nella sua carriera, lui li sa fare tutti, ampiamente. No, al di là di quello, io penso che noi continuiamo a scrivere, anch'io stessa, continuo a scrivere che la difesa del Rimini è a 4, variando ogni tanto, ancora non ho capito, difatti qui volevo interrogare Cesare, perché so che comprende il mio malessere da questo punto di vista, la difesa del Rimini è a 5. Cioè, noi continuiamo qualche volta, allo stesso mister continua a dirci che giocano 4, però sempre con la difesa 4, ma fondamentalmente la difesa è 5, perché no, è un 4 più 1 diventa... Donatella, è un 4 più 1? Ma sì, adesso inventiamo certe cose, no al calcio moderno, cioè dateci un modulo, no, in realtà lo capisco il fatto che Lepri si alzi quando Rimini attacca e si abbassa sulla linea dei difensori quando Rimini difende. Però è chiaro che nel momento in cui hai tanti difensori, perché Rimini ha tanti difensori, qualche centrocampista lo adatti a fare il difensore, chiedi un lavoro, voi prima parlavate con Jacoponi, no, del sacrificio, però nell'era, diciamo così, Troise, anche alla Mesta si chiede molto più sacrificio da questo punto di vista, e secondo me la Mesta ha perso un po' di quello che Baio prima diceva a Jacoponi, anche da quel punto di vista, perché... Prima con Raimondi, con tutte le pecche del caso, i 500.000 gol subiti, tutto quello che volete, però la Mesta aveva quella libertà di inventare. Adesso anche a lui è richiesto di, insomma, in qualche modo sacrificarsi di più, e dopo la famosa coperta, un po' dove la tiri, diventa un po' corta. Però stasera voglio che noi qui tutti insieme stabiliamo un modulo. Cesare, sei l'unico che può venirmi in soccorso. Cesare? È una difesa mobile quella del Rimini, nel senso che ha una un pochino lo spiegava l'allenatore del Perugia dopo la partita domenica sera, cioè Lepri viene usato da Troise come una testa del mosaico che si sposta dove è più necessario contrastare gli avversari. Il Perugia aveva dei giocatori Juan sulla tre quarti e Seghetti sulla tre quarti alle spalle di Silla, che nessuno dei giocatori del Rimini ha per caratteristiche, diciamo così, ed era anche utile non farli abbassare troppo. Credo che un pochino solo l'Angella dovesse muoversi, ma qualche volta ha provato a dare una mano a Mezzelaiti sulla destra, per esempio. Il fatto di metterlo lì davanti significava non tirar fuori i due centrali che sono
vengo al discorso che faceva prima giustamente Giorgia riguardo a Gorelli. Noi abbiamo due difensori centrali che se tu li tieni arroccati e di posizione portano a spasso tutti gli avversari, cioè loro lì sono nel loro habitat. Quando a Gorelli o a Gigi si chiedono cose diverse che non sono nelle loro corde, mostrano dei limiti un po' più Gorelli che non Gigli. Se invece li tieni là dietro, loro si esaltano, e per tenerli là dietro ci voleva che qualcuno contrastasse sulla tre quarti quei due secondo le posizioni che avevano, e Lepri viene usato, ma non è sempre nella stessa posizione, perché l'abbiamo visto terzino avanzato con Mezzelaitis dietro di lui, l'abbiamo visto terzino destro classico. È un giocatore che ha dentro il suo bagaglio delle conoscenze dal punto di vista tattico che gli consentono di fare più cose, perché dal punto di vista tecnico secondo me deve migliorare molto, dal punto di vista della mobilità ha delle caratteristiche per non essere il giocatore più mobile che abbiamo, però lui sa dove stare per dar fastidio agli altri, ha questa capacità che Troisi sfrutta. Quindi la difesa del Rimini secondo me non è identificabile, è composta di avversario in avversario. Non vorrei che questo eccessivo adagiarsi agli avversari penalizzasse un po' poi invece quello che è la proposizione del gioco, però tutto nella vita non si può avere, quindi prendiamo su questo. È vero, Cesare, che ultimamente il Rimini sta giocando tanto con questo sistema qui. Sta giocando molto sull'avversario, e secondo me il Rimini sta impostando moltissimo le partite sulle caratteristiche degli avversari, e per questo che sposta così tanto secondo me i giocatori Troisi. Questo sicuramente penalizza la fase offensiva. Noi a Perugia abbiamo giocato con una squadra che faceva, era anche difficile immaginare che potesse offendere, perché per esempio il Morra, così in forma come l'abbiamo visto col Pineto, secondo me la sua migliore partita dell'anno dal punto di vista del rendimento, certo avrebbe dato delle soluzioni offensive diverse. Cernigoi non è quel tipo di giocatore, ma per fare il Cernigoi aveva bisogno che Malagrida e la Mesta fossero molto vicini a lui, invece avevano compiti di copertura molto, secondo me, molto, molto precisi anche loro, quindi era una squadra complicata da leggere dal punto di vista offensivo. Però l'allenatore del Perugia, che mi sembra uno che ha studiato molta tattica sui libri, perché carriera ancora non ne ha, ma conoscenze e anche espresse mi pare che ne abbia, ha in qualche modo accentuato questa partita a scacchi che c'è stata fra loro due a Perugia. Quindi il fatto che Troisi alla fine abbia portato a casa quello che voleva e l'allenatore del Perugia invece no, depone a vantaggio nostro. Certo che aspettiamoci per esempio con Cesena, secondo me, delle soluzioni ancora diverse. Beh certo, tra l'altro per chi non l'avesse sentito potrà sentire anche sia mister Troisi che il tecnico del Perugia Formisano anche questa sera durante Super Goal alle 23:20 su Icaro TV. Però visto che abbiamo detto è una squadra che prepara molto le partite sull'avversario, chiediamo quel nostro ospite Daniele, è così in effetti? Diciamo di sì. Adesso inizialmente nelle ultime partite siamo, è più una difesa a 4 inizialmente, certo, poi anche in base alle caratteristiche nostre, dei nostri giocatori, ci può essere che magari con palla avversaria diventa una difesa a 5 oppure può rimanere difesa a 4, varia anche nei momenti della partita, perché se c'è più bisogno di difendere magari è meglio una difesa a 5. Però Donatella, diciamo che da lì, adesso è un po' più una difesa a 4 inizialmente. È più a 4. Donatella, mi senti? Certo che ti sento. Sento, presente. Cosa ti ho detto in tribuna stampa domenica quando dicevate che non sapevi come giocavano? Ho detto guarda che in fase di impostazione giocano a 4, quando in fase difensiva si mettono a 5. Cosa ti ha detto Daniele adesso? Cosa ti devo dire? Che sei mago? Il mago Ullo? Sì, sì. No, non ho capito. Cosa vuoi che l'hai vista buona? Vedo sempre tutto, vedo sempre tutto. E vi dico anche, caro Troisi, venerdì sai come devi giocare? Morra con questo Cristiano titolare e con la Mesta dall'altra parte.
Concordo. Quindi stai sponsorizzando Jacoponi, sì, solo perché Jacoponi. No, perché gli ha chiesto una pizza e una birra. Ah. Jacoponi fa i chilometri di Cernigoi? Ma che fa tutte le volte. Allora, io non ho peli sulla lingua, lo sapevo. Jacoponi fa. Sei bevuto il mio ciampo. Jacoponi fa i chilometri di Cernigoi? Fa i chilometri di Ubaldi? No. Devi giocare. È importante che vinciamo. Ma che importante, devi giocare, devi fare anche gol. Ma capito? Ma lo mette in difficoltà. Ma che difficoltà, difficoltà. Ma basta con questi giocatori che dicono dobbiamo fare bene dalla squadra. Ogni giocatore di calcio pensa a se stesso. Fine del discorso. Ognuno pensa al suo percorso di vita, poi ci mancherebbe, è un gioco di squadra. Certo. Quindi, io non ero uno che quando andava davanti all'intervista dicevo oggi ho giocato male, me la devo prendere con me stesso. Però la partita di venerdì è una partita che secondo me, come la penso, la mia opinione, non devi giocarla per star lì ad aspettarli. Queste partite qua le devi giocare a fronte, quindi ci vuole gente che corre, ci vuole gente che c'ha voglia e non stare a guardare tattica, tecnica, in campo, 11 leoni, andare. Abbiamo già provato l'andata con questo sistema qui. A Cesena però, a Cesena. Qua è abbiamo Attilio che tira le bombette qua. È anche vero che io sono convinta che sia un Rimini diverso, no? Certo. Quello dell'andata era un Rimini da lavoro in corso, cioè in fase di costruzione, ma veramente di costruzione. Certo. Quello di adesso sicuramente è un Rimini che ha più consapevolezza, che più squadra. Quindi, però giocarsi la partita col Cesena proprio così alla Garibaldina, direi anche no. Secondo me poi tutto si può fare. Ah, l'obiettivo, cosa vi ha detto prima Daniele? Noi ci alleniamo per vincere, quindi per vincere da certo. Davanti devi metterci tre giocatori, perché lui giocherà sicuramente a tre. Beh, ma gioca sempre a tre però, tanto alla fine. Sì, ho capito, però in una partita del genere dove anche loro vanno, corrono, perché loro stanno bene... Un ragazzo di 20 anni, le sue caratteristiche, è una bella possibilità. Cioè, se non ho capito male, Francesco sacrificherebbe Cernigoi per avere un uomo più di gamba. Esatto. A 20 anni in campo e via andare col Cesena. Io farei così. Ma no, perché qua, ma perché è la realtà. Lo sappiamo. Allora, adesso sai dove andiamo? Allora, sei fortunato, caro Dani, perché tu da domani puoi andare in questo negozio e prendere tutto quello che vuoi, vai a mio nome e non pagare. Vai, lo sai che insomma, sì. Noi premiamo il miglior giovane della stagione insieme proprio a Ottica Ferri? Ah sì? Sì. Quindi potrebbe essere anche lui. Potrebbe essere. Hai un 20 euro da darmi? Intanto non c'entra niente lui, perché è una votazione seria, fatta da persone serie. Perché non sono serio? Mi dà un ventello, ci mettiamo d'accordo e gli facciamo vincere. Ottica Ferri. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini! Ma sai chi assomiglia il titolare di Ottica Ferri? Sentiamo. A Simone Perrotta assomiglia. Cioè il viso sembra, se lo guardi bene, il campione del mondo, ci assomiglia un po'. Cioè, no. Sì. Allora, vignetta di Baio. Così io vado, vado. Vignetta di Baio. Fuori dal Curi, incontri ravvicinati tra tifoseria riminese e perugina. Si saranno tirati dei baci. Allora. Questo per archiviare quella che non è stata proprio invece una pagina bella, insomma, del sabato biancorosso. Allora andiamo a sentire qualche messaggio da casa. Colombi, miglior portiere della categoria. Ah, certo. Buonasera, visto che il Cesena ha un vantaggio sulla seconda rassicurante, secondo voi potremmo incontrare il cavalluccio meno determinato del solito? La risposta è no. Perché è un derby, perché in Coppa Italia ha vinto il Rimini, al di là della formazione che è stata messa in campo dal Cesena, e quindi secondo me quando si gioca un derby non esiste la classifica, nel senso che tutte e due le squadre vogliono vincere e fare il più male possibile all'avversario. Non conosci Toscano. No, ma indubbiamente insomma non c'è da farsi illusioni sul fatto che Cesena cerca di vincere come lo fa il Rimini. Il Rimini deve sicuramente avere rispetto per la squadra che viene
che, contro la quale giocano, che è il Cesena. Al di là che sia un derby, ma se fosse stato il Pineto primo in classifica, devi comunque portare rispetto a una società che sta per andare in serie, una squadra che sta per andare in Serie B. Quindi è forte, è molto forte, se no non starebbe lì. Starebbe... È la squadra più forte di questo campionato, tanto la classifica questo... a questo punto ce lo dice abbastanza chiaramente. E no? Questo e vuol dire anche che chi mette in campo anche delle seconde linee ad oggi sono forti, stanno bene e vanno a 2000 all'ora. Quindi è una partita che, ripeto, chi non ha niente da perdere sono... è Rimini, perché loro hanno da perdere dei punti che gli possono servire. Quindi il Rimini sa che ha una società che è possibile, una società, una squadra che il prossimo anno probabilmente fa la Serie B, e che se ha timore è un problema. Cioè queste partite non vanno affrontate con il timore. Chi va in campo, gli 11 che vanno in campo, quelli che stanno in panchina, intanto devono divertirsi, perché giocare derby così con uno stadio pieno è sempre bello. E poi avere quella cazzimma, come si dice nel mondo del calcio, che ti può servire per magari sopperire degli errori che loro ti fanno fare, perché se sono lì vuol dire che sono più bravi di te e fanno meno errori. Certo. Daniele, come ti stai preparando tu anche, insomma, da calciatore del Rimini, giovane, a questa partita importante, anche alla luce dei due precedenti stagionali? No, cioè, ovviamente non vediamo l'ora di che è venerdì, però dobbiamo adesso... È lunedì e abbiamo ancora tanti giorni per preparare, 3 giorni per preparare la partita al meglio, quindi non bisogna avere fretta di arrivare a venerdì. Quindi con calma, diciamo. Sì, adesso sì. La tensione fa in tempo sempre a crescere. Sì, sì. Poi venerdì... È una partita però anche all'interno dello spogliatoio, anche alla luce dell'andata, diversa dalle altre, no? Tanto anche in Coppa Italia. Un derby è una partita a sé, quindi si annullano tutte le statistiche, pronostici. È un derby, quindi bisogna affrontarlo con tutto quello che si ha. E tu sei soddisfatto della tua stagione fino a questo momento? Sì. Ovviamente si può fare sempre meglio, però non credo di aver fatto male. Che voto ti daresti? 6 e mezzo. 6 e mezzo? Sì. 6 e mezzo. Bene. Può crescere. Non sono come i 4 e mezzo che ti ha dato Cesare Donatella. Ma non è vero. Cesare! Ma non è vero. Per fortuna che sono tutte pubblicate online e quindi uno se le può andare a vedere, altrimenti qualcuno potrebbe anche crederti, prima o poi. Ma cioè, voglio dire, ma chi può credere a lui? Cioè, ormai penso che... Donatella, guarda che se fai così, venerdì non vengo allo stadio ed è un problema per i Rimini. Non fate così che sto a casa, Francesco, l'unica cosa vera che hai detto in tutte queste settimane è il tunnel a Gattuso, cioè, Quella è storia. Quella è storia. Pensa che mi ha invitato una trasmissione in Giappone per andare a in Giappone, devo andare sul tunnel. Vai. Ti aspetto. No, che vado cosa? Devo alzarmi alle 3 del mattino per fare un collegamento in Giappone. Tu pensate che era. Ma no, pensavo che dovessi andare fisicamente. No, voglio stare qua. No, deve stare qui con noi, Donatella, deve stare qui con noi. Benissimo. Io, guarda, sono pronta a tutto. Sono 20 anni che sto seduta allo stadio di fianco a te, Roby, quindi. E quindi dici, peggio di così non potrei, può capitare. Non è che mi meraviglio più di niente. Va bene. Allora, pronti insomma per questo derby venerdì sera. Sarà giornata biancorossa, ricordiamo, quindi non saranno validi gli abbonamenti, però insomma ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni. Sì. Posso dire una cosa seria? Sì. Allora, è la prima volta che vedo il derby Rimini Cesena. Contro il Rimini non ci ho mai giocato, contro il Cesena ci ho giocato un po' di volte. Visto quello che è successo, io spero di cuore che sia anche un bel derby anche al di fuori dallo stadio, perché le curve a volte non si... La curva del Rimini è straordinaria, hai visto anche la curva del Rimini, io mi sono innamorato, ogni volta che vengo allo stadio sto 10 minuti sulla ringhiera prima di salire su in tribuna stampa a guardare i ragazzi, però le curve hanno una responsabilità, Le curve sono guardate dai bambini, sono guardate dai giovani e non è l'insegnamento giusto quello che abbiamo visto purtroppo a Perugia, ma non dico il Rimini e il Perugia, in tutte le curve, quando sono queste cose qua sono purtroppo da condannare, quindi si spera che non succedano più, e soprattutto in una partita come quella di
di venerdì, le curve devono essere da esempio, perché ci sono bambini che vengono allo stadio con la loro sciarpa e che guardano anche le curve. Ecco, questo mi sentivo di dirlo, perché spero non accada più. Bel messaggio. Grazie a Daniele Iacoponi. Grazie a voi. Grazie a Baio. Grazie a te, Roby, e saluti tutti. A Francesco Gullo. Ciao a tutti. A Donatella Filippi. Sera, buonasera a tutti. Quando Francesco ha detto che era attaccato alla tribuna, attaccata alla ringhiera, pensavo suggerisse la formazione a Troise, visto che era l'unico a saperla. Guarda che fino adesso non ho mai cannato niente io, c'è solo la mesta dietro le punte, ma prima o poi lo metterà la mesta dietro le punte. Grazie, okay, Donatella. Siamo. Se grazie, me la puoi Giorgia dire il giorno prima, però così. Sì, prima però. Grazie a Giorgia Bertozzi. Grazie a voi, buona serata a tutti. E grazie a Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Grazie anche a te, Ilaria. Grazie a voi, buona serata. E adesso chiudiamo il capitolo calcio, ricchissimo, perché l'abbiamo affrontato davvero in tutte le sue sfaccettature, e tra poco apriamo il capitolo basket con una bellissima vittoria di Rivera Banca Basket Rimini con la corazzata Udine e settimo posto al termine della regular season. Di questo ne parleremo proprio tra qualche minuto. Restate con noi.